Salve a tutti ragazzi, bentornati dal vostro Jack and Jack 96 che merita. Questa volta arriviamo su Mass Effect 2. Ragazzi, arriviamo in una nuovissima serie. Ci troviamo su Mass Effect 2, il continuo di Mass Effect. Ragazzi, ho deciso di fare il continuo di Mass Effect 2 perché ho visto che una persona mi ha scritto e vede che gli piace di più Mass Effect e voleva il continuo di Mass Effect. Quindi mi è piaciuta come idea, e invece di cominciare una nuova serie che aspetterò che finisco Dark Souls, perché tanto manca poco, 2-3 episodi e finisce, farò una nuova serie targata T, che non vi dico nient'altro. Quindi senza nessun problema, ma cominciamo subito Mass Effect 2, anche perché volevo cominciare prima Mass Effect 2 che la serie T. Quindi niente ragazzi, ditemi se questa nuova serie vi piace. E niente ragazzi, cominciamo. Allora, nuova partita. Importiamo il personaggio da Mass Effect 1, visto che abbiamo il nostro personaggio che importiamo tranquillamente da Mass Effect 1. Allora. Sono tutte e due di livello 37, eh? E non mi dice però la data? Mi scusi, eh? Vabbè, io prendo il 2. No, perché dovrebbe essere per forza il 2, perché il primo era quello che ho giocato da solo io, quindi senza nessun problema. Mazza però, che coincidenza, ho finito tutti e due a livello 37. È vero che pure io li chiamo tutti e due con lo stesso nome, però vabbè, sti cazzi. Dai, aspettiamo che il caricamento finisce. Vabbè, non sono riuscito a mettere pausa, però comunque eccoci, siamo qui. Allora, mettiamo difficoltà veterano, avanzamento automatico, no, lo faccio io. Sottotitoli, no, sì, a posto, perfetto. Allora, Jack Shepard, ok, livello, grado 37, soldato, va bene così, eroe, sì, ok, questo è sopravvissuto, che non tengo, ok, vediamo un po' se, sì, era questo qua il personaggio, perché guardate, così è stato salvato, Cadalenco è morto, e Rex è sopravvissuto, quindi senza nessun problema, continuiamo. Electronic Art presenta. Una produzione BioWare o BioWare, come si dice, non lo so. Quello che è, ciao BioWare. Io ti chiamo BioWare. Fuoco. Shepard ha agito alla perfezione, meglio di quanto sperassimo. Salvare la cittadella, salvare persino il consiglio. L'umanità ha guadagnato la fiducia dell'intera galassia. E beh, modestamente. Ma non è ancora abbastanza. I nostri sacrifici hanno ottenuto la gratitudine del Consiglio, ma Shepard è la nostra migliore speranza. E ora vogliono mandarlo a combattere i Geth. I Geth. Sappiamo che non sono loro la vera minaccia. I razziatori sono ancora là fuori. E spetta a noi fermarli. Mi fermerò io. Il Consiglio non si fiderà mai. Non accetteranno il nostro aiuto. Neanche dopo tutto quello che l'umanità ha fatto per loro. Ma Shepard, a lui daranno ascolto. È un eroe, una specie di icona. Ma è solo un uomo. Se perdiamo Shepard, sarà la fine anche per l'umanità. Non mi perderete. Allora facciamo in modo di non perderlo. Ecco appunto. Madonna, che begli occhi che c'hai, mio caro. No, non voglio dire il nome, se no sarebbe spoiler. Un mese dopo il devastante attacco dei Geth alla cittadella, la comunità galattica lotta per riprendersi. La flotta dell'Alleanza ha compiuto un tremendo sacrificio compiuto per salvare il Consiglio della Cittadella, guadagnandosi un posto all'interno del prestigioso gruppo. Ora il Consiglio è costretto a rispondere alle prove del ritorno dei razziatori. Non mi macchio con i 50.000 anni, annienta tutte le civiltà più avanzate. E per creare le voci, e non ho letto. Vabbè, però leggete voi, mettete il video in pausa. Sono state il più veloce possibile, però veramente quelle scritte sono veramente velocissime. Comunque dovrebbe succedere qualcosa. Se mi ricordo bene, alla fine dovrebbe essere scritto questo. Comunque, eccoci qua con la nostra Normandy. Dai, Motori iperluce disattivati. questa Joker, Rilascio emissioni attivo. la dottoressa Chakpos. La zona è pulita. Procediamo con l'occultamento. Ok. Stiamo sprecando tempo. Navigatore Presley. 4 giorni a cercare per tutto il settore e non abbiamo trovato traccia di attività Geth. Ci sarà pure qualche L'ultimo traccia. mese sono scomparse 3 navi qui. Deve Bella essere Joker. successo qualcosa. Io punterei sugli schiavisti. I sistemi Terminus ne sono pieni. Rilevo qualcosa sullo scanner a lungo E chi raggio. sarebbe? Una nave non identificata. Sembrerebbe un incrociatore. Non corrisponde a rilevamenti conosciuti. E chi possono essere? I Geth? L'incrociatore sta cambiando rotta. Ora è in traiettoria di intercettazione. Non può essere. I sistemi di occultamento sono attivi. È impossibile che una nave Geth. Non sono i Geth. Prepararsi a manovre evasive. E te pareva. E infatti non so Geth. Iscio.
Ci ha preso. Presley. Barriere genetiche giù. Cazzo, le sta a far fuori. Nello scafo. Armi fuori uso. Spegnete l'incendio. Madonna. Ci sta a far fuori. Stanno a morire tutti. Oh, è Liara, l'ho riconosciuta dai capelli. Chiamiamoli così. Dai tentacoli, è uguale. E chi c'è? Questi siamo noi. Ho avvi soccorso pronto al lancio. L'alleanza arriverà in tempo. Sì. L'alleanza non ci abbandonerà. Dobbiamo solo resistere. Porta tutti alle navette di emergenza. Joker è ancora in cabina. Non vuole andarsene. E anch'io non me ne vado. No, 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 cioè dobbiamo andare, se no moriamo. Tu guida l'equipaggio alle navette di evacuazione. Penserò io a Joker. Vabbè, ci siamo presi in faccia proprio l'esplosione. Subito. Dai, su, è in ordine, vai, Yara. Sì, signore. Vai alla boa di salvataggio. Alla capsula, come volete chiamarla. Oramai la norma ti è perduta. Oh, e sintoni. Tutti dentro. Forza, forza. E la madonna. Questa per me è morta. Poi non lo so, Una ancora non è uscita però. Erano 6, 5 se non sbaglio sono uscite. O può anche se sono uscite tutte, l'hanno fatte vedere tutte. Madonna, abbiamo perso un motore proprio ridotta male. E la madonna. Ok, dai, siamo Shepard. Vai. Mayday. È ridotta malissimo. SSB Normandy. Abbiamo subito gravi danni da un nemico non identificato. Coraggio, bella. Vieni duro. Mamma mia, ci ha bugato. Momenti di silenzio, visto che siamo in mezzo allo spazio. Guardate, ragazzi. La Normandy che piano piano si distrugge. I sedili che volano che si sono staccati. Il respiro profondo di Shepard. Lo spazio è proprio silenzioso, ragazzi. Momenti di silenzio per poi ricominciare il casino. Joker, eccoci. Forza Joker, dobbiamo andarcene di qui. No, non abbandonerò la Normandy. Ah, devi abbandonare. La Normandy è perduta. Affondare con la nave non cambierà le cose. Sì, d'accordo, aiutami a rialzarmi. Stanno passando per un altro attacco. E te pareva? Siamo già morti, no? Mamma mia, che casino! Scusa Joker, però non è colpa mia se c'è la sindrome di Frolic, se non sbaglio si chiama così. Però ti devo salvare, Buttati dentro, Shepard! No! Beh, Joker si è salvato. Almeno Joker si è salvato. E noi stiamo perdendo aria. No, no, Normandy. No, no, Normandy. Abbiamo perso la nave. Tanto già l'avevo detto al primo Mass Effect che perdiamo la nave, che avevo detto questa prima Normandy è bella, quindi. Però ho detto però qualcosa, quindi sarà intuito che la perdevamo, dai. E noi siamo stati colpiti dai frammenti e stiamo perdendo aria. E precipitiamo sul pianeta. Morti. Abbiamo perso la nave. L'equipaggio però si è salvato. Però Shepard è morto. E mo? Niente, finito il gioco, ragazzi. Quindi spero che questa serie vi sia piaciuta. E niente, ci vediamo alla prossima. No, non è vero, non è finito. Mass Effect 2. Vediamo un po' che cosa succederà.
cos'è sta roba? Oh. So crateri. Scusate, ho sannudito. Abbiamo recuperato il comandante Shepard. Questi siamo noi, ci stanno ricostruendo. Il progetto Lazarus procederà come previsto. Il progetto Lazarus praticamente saremo noi che ci stanno ricostruendo. Guardate come siamo messi male. Ossa rotte, cuore morto. Vabbè, ovviamente siamo cascati nel pianeta. Però ci stanno facendo ritornare in vita. Ci stanno mettendo le toppe, signori. Il cuore ha ripreso a ribattere. Il cervello si è ripreso. Tutto a posto. Siamo ritornati in vita, signori. Siamo ritornati in vita. Sangue, la pressione, tutto quanto a posto, il cuore. Siamo messi bene, belli in vita, dai. Siamo messi bene. Questo comunque è il caricamento, ragazzi. Non è che dovremmo qualcosa. Adesso dovremmo qualcosa. Allora, accetta il volto, sì. E ci mettiamo il soldato che può usare tutte le armi. E ci mettiamo... tanto non è che le uso tanto, però comunque ci mettiamo lo schianto. Nella di guerra, ragazzi, soldato potere lo schianto spaziale, sì, perfetto. Dai. Ok, ci stiamo riprendendo. Reagisce agli stimoli esterni, mostra consapevolezza dell'ambiente circostante. Vabbè, ci stiamo a riprendere, è logico. Miranda, credo si stia svegliando. Uela, salve. Sono pronto per salvarmi. La nazione Wilson non è ancora pronto. Dagli no. Un ok, va bene. Shepard, cerca di non muoverti. Resta immobile. Va bene, non mi muovo. Battito cardiaco in aumento. Attività. Stai calmo, Shepard. Parametri a livelli critici. Non sta funzionando. Un'altra dose, subito. Non ti emozionare, Cribio. Stai calmo. Oh. Battito in diminuzione. Parametri rientrati nella normalità. Se non fate poco. Beh, va bene. Quindi adesso ci riaddomentiamo. Fammi capire. Sì, ci riaddomentiamo. Non mi posso alzare? Non sono pronto? Certo che sono pronto. Ti faccio vedere io. Sveglia, comandante. Vedi? Shepard, mi senti? Alzati subito da quel letto. Questa struttura è sotto attacco. Infatti mostra, addio. Beh, ci provo. Il lavadietto dall'altra parte della stanza c'ho la pistola, sbrigati. Vabbè, mi sbrigo, non ti preoccupare, stai calma. Mi sbrigo. Questa pistola non ha una clip. Tieni giù la testa, Shepard. Ovviamente ci stanno dando tutte le cose che abbiamo preso al con l'importazione del gioco, eh. E questa roba qui è un bonus di roba e di crediti, di soldi. Primo nemico. Liscio. Cosa notate, ragazzi? Cioè, vi ricordate nel primo Mass Effect non c'erano le munizioni, ma si tratta del surriscaldamento delle armi? Qui finalmente ci hanno messo le munizioni. Sì, sì. Non corro rischi, non ti preoccupare, gara. Un plasma, uno fuoco. Quello esplode. Forza, mori. Mi sono messo le munizioni potenziate. Però, vediamo un po' se c'ho quell'altro. No, abbiamo metto c'ho soltanto questo. Ok, va bene. Però potrei assegnare le due a questo. Buono. Così almeno uso anche lo schianto. Che bel robottone. Questo è morto. Minchia. Bene. Non perdo tempo. Me la do. Ciao. Fai prendere munizioni. Ok. Dai. Sì, arrivano. Arma pesante, stronzi. Mori. Prendi l'ascensore e scendi al piano di sotto. Ok. Sbrigati, raggiungi la porta, corri. Sì, corro, non ti preoccupare. Dirigiti verso dove? Non ho capito, mi scusi.
Ovviamente questi qua possiamo farli fuori tranquillamente così con cazzotti senza spiegare i colpi. Vabbè, non abbiamo mai sentito tutta sta roba, no. Niente, dicono praticamente ci stiamo riprendendo, alcuni si lamentano per i soldi, robe così. Sono robe. Salve. Addio. Proprio neanche corre, proprio se ne fotte. Scusa, un missile del genere comunque non dovresti essere così integro, vai, dovresti essere tipo esploso. Però va bene. Sti cazzi. Salve, chi è lei? Le do una mano. Ok, fatto. Cosa ci fai qui? Pensavo che con te non avessero ancora finito. E tu chi sei? Sei con Miranda? Sì, scusa. Mi ero scordato che tutto questo è nuovo per te. Io sono Jacob Taylor. Sono di stanza qui da... Nemici individuati. Non c'è vede sta voce robot? Ciao, bitch. La situazione è peggiore del previsto se Miranda ha già deciso di metterti in campo. Ti dirò tutto, ma prima dobbiamo arrivare alle navette. Va bene, però fammi qualche domanda so prima. È il momento migliore, ma sono stufo di correre a destra e a manca senza sapere nulla. D'accordo, ti faccio un riassunto. Tu e la tua nave siete stati attaccati e distrutti. Sei stato ucciso. Poi il tuo cadavere è stato portato qui. I nostri scienziati ci hanno messo 2 anni a rimetterti insieme. Minchia. Sei rimasto in coma o peggio per tutto questo tempo. Bentornato alla tua vita. 2 anni. Io non credo di avere afferrato molto bene la situazione. Sì, lo immagino. L'Alleanza ti ha ufficialmente dichiarato caduto in battaglia. L'intera galassia ti ritiene morto. E se non raggiungeremo quelle navette, tornerai a esserlo. Ti sono salvati altri membri dell'equipaggio della Normandy? Facciamo così. Aiutami a distruggere quei mech e risponderò a tutte le tue domande. O quasi. No, va bene, dai. Siamo corto di clip termiche, ma io sono un biotico. Se vuoi che li colpisca duro, basta che me lo dici. Pure io sono un po' biotico. Guarda, ti faccio vedere. L'ho lisciato. Ok, va bene. Giusto, mi sono scordato che prima li devo aggrare. Dai, ruota dei poteri, mettiamo attazione. La facciamo fuori. Tiè, dai. Ok, avevo promesso di rispondere alle tue domande. Cosa vuoi sapere? Le mie ferite. Ci hanno messo 2 anni per ricostruirmi. Le mie ferite erano così gravi. Non sono un medico, ma eri messo male. Quando ti ho visto eri solo un ammasso di carne e tubi. Altrove saresti finito direttamente in una bara. Ma il progetto Lazarus era diverso. Tecnologia all'avanguardia. In che senso? Clonazione? Cibernetica? La play! Dettagli. Dovresti chiederlo agli scienziati. Ma sono sicuro che non sei un clone. Volevano riportarti in vita esattamente come eri prima di quell'attacco. Sei ancora tu. Magari con qualche pezzo in più. Vabbè dai. Cosa puoi dirmi sul progetto? C'erano altri soggetti oltre a me? Il progetto Lazarus aveva un solo soggetto. Tutta l'operazione consisteva nel riportare in vita te. Solo te. Ma non è stato facile. 2 anni. I migliori scienziati in circolazione. Le tecnologie più avanzate. Qual è il tuo incarico qui? Dipende a chi lo chiedi. Tecnicamente sono il tenente di Miranda, ma in realtà sono un semplice soldato. Prima di questo ho prestato servizio nell'Alleanza per 5 anni. Ora sono a capo della sicurezza della stazione. Di solito è un lavoro molto più tranquillo. Uso la pistola solo per sparare i bersagli del poligono. Miranda invece? Quando mi sono risvegliato, una certa Miranda mi stava parlando via radio. Il contatto è saltato poco prima che ti incontrassi. Miranda Lawson è l'ufficiale comandante della stazione. Ha diretto la squadra Lazarus. Il suo compito era quello di riportarti in vita, a qualsiasi costo. Sapevo che avrebbe cercato di salvarti. Di sicuro non è disposto ad abbandonarti proprio adesso. Hai detto di aver perso il contatto. Cos'è successo di preciso? C'è stata una sparatoria e un'esplosione appena prima che la perdessi. Lei sa badare a se stessa. Ma spero che stia bene. Vediamo un po'. Attacca la stazione e poi ce ne andiamo. Cosa su questo attacco? Chi c'è dietro? E cosa vogliono? Magari lo sapessi. Stavo andando a dormire quando è scoppiato l'inferno. Un sacco di esplosioni. Poi ogni dannato mech di questo posto ha iniziato a sparare. Contro di noi. Deve essere stato qualcuno dei nostri. Serve un livello di autorizzazione massimo per violare tutti i mech. Dai, equipaggio pure, dai. La cosa che ricordo è l'esplosione della Normandy. Ci sono stati altri superstiti? Più o meno tutti. Solo pochi soldati dei ponti inferiori non ce l'hanno fatta. Il navigatore Presley è stato ucciso da un'esplosione. Ma tutti gli altri, incluso il personale non dell'Alleanza, come Liara, Lazari e l'Aquarian, ne sono usciti sani e salvi. Sai per caso che fine hanno fatto? No, comandante. Sono passati 2 anni.
Hanno voltato pagina e lasciato l'alleanza. Potrebbero essere ovunque. Era la mia squadra. Se sapessero che sono ancora in vita, verrebbero a cercarmi. Forse potrei rintracciarli dopo che ce ne saremo andati da qui. Sempre se ci riusciamo. Andiamoci. Qual è la via più rapida per raggiungere le navette? Dipende tutto dalla quantità di meche. Forse è meglio passare... Prova, prova. C'è qualcuno in ascolto. Qualcuno ancora in vita. Pronto? Wilson, sono Jacob. Sono qui con il comandante Shepard. Ho appena distrutto un gruppo di mech nel settore D. Shepard è vivo. Ma come diavolo? Non importa. Devi tirarlo fuori da lì. Usa i tunnel di servizio e raggiungi la sala di controllo della rete. Per me lui è il traditore. Ricevuto, Wilson. Resta su questa frequenza. Vabbè, dai. Credo di ricordare un certo Wilson che era venuto a trovarmi al mio risveglio. Quello che ti ha messo a sonnifero. È il capo dei tecnici medici. Obbedisce direttamente a Miranda. Forza, i tunnel di servizio sono da questa parte. Ti ricordi quando te stavi a riprendere? Lui che ti ha dato il sonnifero per gli addomentati. Va bene, ragazzi, il video di oggi finisce qui. Ditemi se vi è piaciuto e ditemi se il continuo della serie vi piace. Quindi niente, ragazzi, il video di oggi finisce qui. Ditemi se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Un saluto, ciao ragazzi. E se sentite il rumore della play, mi dispiace, ma non ci posso fare niente. Veramente, è vecchia. Dovete sopportare.